Amici di Onda Show, l'abbiamo annunciato già dalla scorsa settimana, ospite per tutta la settimana. Nei nostri studi, quindi per gli amici che ci seguono da tutta Italia, abbiamo ospite Angelo Soggiu, cognome tipico sardo. Sardissimo. Come il mio Niedu, come hai capito, siamo fieri di questi, è dalla noi Sardegna. Siamo sardi, però salutiamo tutti gli amici che ci seguono. Angelo ciao Soggiu e naturalmente Angelo dei Ricchi e Poveri. Buongiorno, buongiorno a tutti. di parlare con voi, molto felice. Naturalmente anche da parte nostra un grande piacere con Angelo dei Ricchi e Poveri. Salutiamo naturalmente anche Angela e Franco, che sono gli altri componenti, il famosissimo trio. Parliamo di questi 45 anni di carriera. Oh Madonna, cosa mi ricordi? Sì, effettivamente, che poi l'abbiamo detto noi perché qualcuno si sbagliava, diceva 30 anni, 35. No, la verità è che sono 45. Sono tantissimi, però sono stati anni bellissimi. Siamo stati molto fortunati. Parlare di 45 anni di carriera è veramente, da giornalista non so più da dove iniziare. Però sicuramente... Iniziamo da dove siamo nati. Voi sicuramente avete fatto non solo musica, anche televisione, tante cose, però insomma c'è sicuramente tante collaborazioni anche, però un incontro importante per iniziare questi 45 anni di carriera è stato quello con Franco Califano. Sì, Franco Califano è stato il secondo più importante incontro che abbiamo avuto. Franco Califano è quello che noi eravamo andati a Milano a fare un provino, a farci sentire da lui, e lui ci ha preso subito e è diventato immediatamente, è passato da direttore artistico della Curci, è diventato subito il nostro produttore, per cui è stato un evento molto importante, determinante soprattutto per noi. Il primo, quello che ci ha dato fiducia in noi stessi, è stato Fabrizio De André, che avendoci sentito a Genova cantare nei localini ci ha chiamato, ci ha detto venite un po' a casa mia che vi devo parlare, per cui noi andare da un mito come Fabrizio De André, perché Fabrizio De André poi è stato un grandissimo autore conosciuto in tutto il mondo e tutta Italia, però noi a Genova lo tenevamo come una nicchia, come un gradino superiore a tutti gli altri, insomma, e per cui ci ha emozionato. Andando a casa sua con l'emozione che vi potete immaginare, ha detto io vi voglio portare a Milano, per cui ha provato a portarci a Milano in una casa discografica. Un appuntamento che non è andato bene, è stato deludente per noi perché non siamo stati accettati da questa casa discografica, però Fabrizio ci ha detto fregatevene, questi qui non capiscono niente, ha detto una parolaccia ma non si può dire, che siamo in radio, ha detto non l'abbiamo capiscono capita. Una bella, a Genova si dice Bellin, okay. Poi va bene, ognuno c'è non capisce anche in Bellin, ma voi avrete successo comunque, cercate la vostra strada perché avrete successo, e quello è stato il momento che ci ha dato fiducia in noi stessi. Poi è arrivato Franco Califano e poi devo dire tanti collaboratori, tanti altri che ci hanno dato una mano, insomma, che sono stati determinanti per il nostro successo. Ricchi e Poveri, che nascono come quartetto, poi dall'81 diventa trio, il 1981, che è quella data di quel brano Sarà perché ti amo, che è uno dei tanti brani insomma popolari, prima di Sarà perché ti amo, la prima cosa bella insomma, quelli brani storici che fanno parte proprio degli evergreen della musica italiana, ma un evergreen è sicuramente Sarà perché ti amo, non potete non eseguirlo nei vostri concerti, assolutamente sì. è proibito perché Sarà perché ti amo porta allegria non solo noi stessi mentre lo facciamo, ma anche al pubblico, insomma è un momento positivo di musica e noi lo facciamo molto volentieri, e di questo dobbiamo ringraziare Dario Farina e Minellono, che hanno scritto questo brano eccezionale. Per voi poi Minellono e Farina hanno scritto tanti grandissimi altri successi, insomma. Sì, da Sarà perché ti amo, poi sono Mamma Maria, Volevo danser, Come vorrei, Cosa sei, Mi innamoro di te, insomma ne hanno scritte, Volevo danser, ne hanno scritte tantissimi, insomma. Un sacco, davvero, sì. Ma avete fatto un calcolo? Quante canzoni avete... sono state scritte per i Ricchi e Poveri, quante canzoni avete in 45 anni di carriera? L'avete contate una per una?
Non credo, non le abbiamo mai contate, però adesso erano tanti anni, adesso abbiamo fatto un album nuovo. Esatto, di un quello... CD nuovo. E per cui, ed erano tanti anni che non lo facevamo. Ma io penso che allora siamo stati, dunque per un, abbiamo fatto almeno un album ogni due anni, per cui sono 40 anni, avremmo fatto 20 album, 25 album, ci sono 10 canzoni ogni album, sono 200, oltre 200 canzoni. Ah, forse anche più, forse anche qualcosa più. In più. Ma guarda, probabilmente mi sbaglio, sono in difetto. E arriviamo al, insomma, all'ultimo nato in casa di chi è poveri, a Perdutamente Amore. Sì, è una canzone che è nata in collaborazione con un altro autore genovese, Andrea Vialardi, e ci siamo divertiti qua a casa mia, io c'ho un piccolo studiolo, lui viene spesso a casa, ed è nata questa collaborazione di questa canzone, dove noi ci siamo divertiti veramente moltissimo. Noi erano anni, come Ricchi e Poveri, che non registravamo un brano nuovo, ma anche perché è cambiata la discografia, è cambiato il mondo, il modo di porsi, sono cambiate tante cose e ci eravamo un po' impigriti, per cui siamo stati tanti anni senza fare nulla. Però con questo brano e con altri tre brani nuovi ci siamo rientusiasmati, abbiamo detto ok, ci mettiamo lì e facciamo come facevamo una volta, con passione, con determinazione, entriamo in sala di incisione e proviamo a registrare. E così è stato, insomma, è stata una bellissima esperienza anche questa. Tra pochissimo sentiremo il singolo Perdutamente Amore, però in questa, parlando dell'album, sì. Ci sono alcuni grandi vostri successi reinterpretati e poi insomma i quattro nuovi singoli, tra i quali Perdutamente Amore. Come avete scelto queste le canzoni di quest'album, cioè andando tra uno che ha tanti tanti successi da come voi, come può scegliere 8-10 canzoni così? Diventa un po' difficile. Allora, è stato molto difficile. La verità è che l'idea iniziale doveva essere un album totalmente nuovo, per cui tutte canzoni nuove. E avevamo già scelto 7-8-9 canzoni nuove da fare. Sì. Siamo andati in sala di incisione e abbiamo cominciato a registrare le prime 4. Poi abbiamo degli amici, dei collaboratori, i quali ci dicevano, ma scusate, ma... è tanti anni che non si reinterpreta più, sarà perché ti amo, bisogna farla, la rifacciamo riarrangiata, ricantata. Abbiamo detto ok, rifacciamola, facciamo quella, poi Mamma Maria non la vogliamo fare. ma non volevamo fare un album nuovo, e dai, ma Mamma Maria ci sta bene, certo. E fai Mamma Maria, cioè alla fine ci non siamo vuoi provati. Mettere Come Vorrei, è bellissimo, Come Vorrei non ce l'amore. Lo mettiamo e poi abbiamo un collaboratore in Russia che ci dice, ma qui in Russia ha avuto molto successo anche Acapulco, che in Italia magari è meno conosciuta, sì, sì. Però per noi russi non ce la volete fare un Acapulco rifatta bene? E facciamo anche Acapulco, facciamo okay. Cosa sei? Alla fine è nato un album di 8 canzoni vecchie, chiamiamole vecchie, sì. Nostre storiche, certo. Riarrangiate, ricantate, con le 4 canzoni nuove, con l'idea di fare un altro anno magari... tutto un album nuovo. Assolutamente, tu hai fatto accenno alla Russia, voi avete un grandissimo successo fuori dall'Italia in diversi paesi che è incredibile, una cosa veramente grandiosa, devo dire. Ci sono delle immagini su YouTube, su internet, dove ci sono delle stadi, teatri stracolmi, strapieni e entusiasti dei Ricchi e Poveri. Sì, e la Russia è un po' una seconda patria per noi, per me la terza, perché io c'ho Genova, c'ho la Sardegna e poi la Russia. Ma lì ci accolgono molto bene, sono molto orgogliosi che andiamo a cantare lì, sono molto felici, ci danno molta disponibilità, molto professionismo. Noi ci troviamo veramente molto bene, è come veramente trovarci in Italia una seconda volta. Per cui ci andiamo sempre tanto volentieri. Abbiamo fatto tantissime televisioni, abbiamo duettato con degli artisti importanti in Russia, come se fosse in Italia Celentano, Mina, Vanoni, Petit Bravo, cioè con degli artisti veramente molto importanti.
e queste collaborazioni ci hanno portato a divertirci ancora di più, cioè a metterci a confronto con gli artisti russi, che oltretutto cantano le nostre canzoni veramente molto bene. Straordinario, da vedere. Straordinario. Guarda, la vita musicale di Ricchi e Poveri è veramente in 8 minuti. Se questa intervista riassumere è veramente impossibile. Insomma, abbiamo toccato qualche momento dei Ricchi e Poveri. Però adesso abbiamo parlato del nuovo album. E insomma, i nostri amici all'ascolto in tutta Italia di Onda Show non possono non ascoltare il nuovo singolo che abbiamo già mandato in onda la settimana scorsa, già dalla nostra prima settimana di messa in onda. Abbiamo anticipato Perdutamente Amore, bellissima canzone, orecchiabile sì dal primo ascolto. Le parole sono le tue, giusto Angelo? Sì, guarda, abbiamo collaborato, il testo è il mio, però abbiamo collaborato sia nel testo che nella musica con Andrea Vialardi, cioè sì. È una canzone che è nata a quattro mani, cioè certo. Sia dal punto di vista musicale che di testo, cioè è stata una collaborazione che poi è nata veramente in 5-10 minuti, è uscita questa idea e in 10 minuti era fatta la canzone. E quando succede questo, che non è facile che succeda così, quando succede questo vuol dire che è una canzone spontanea. Assolutamente. Io ringrazio Angelo dei Ricchi e Poveri, salutiamo naturalmente anche Angela e Franco e tutti gli amici che ci seguono, e noi ascoltiamo Perdutamente Amore, Ricchi grazie. E Poveri. E un abbraccio a tutti voi, Perdutamente Amore.